sono corso qua a Trieste che sono legate a questa fisica, alla fisica della lezione di oggi. E di queste due, una che si chiama Gamma 400, è un'attività sperimentale che inizia e vuole realizzare un satellite per osservare sia fotoni di alta energia alla ricerca di segnali di materia oscura, ventilazione particelle esotiche supersimmetriche che darebbero un segnale di materia oscura, sia studiare i raggi cosmici ad energie attorno a 10 alla 16 elettronvolt, che sono le energie del ginocchio, là dove lo slope della curva dei raggi cosmici, che conoscete sicuramente, ha un kick attorno a 10 alla 16 elettronvolt. Quella è una regione di energia interessante perché ci si aspetta che il meccanismo di accelerazione di Fermi, o comunque qualunque tipo di meccanismo di accelerazione che vorremmo essere in grado di verificare, tipo di accelerazione che avviene molto probabilmente quando le particelle dei raggi cosmici incontrano una massa plasma in moto veloce, l'incontro delle due velocità finisce per produrre un'accelerazione dei raggi cosmici. Questa accelerazione deve essere diversa per le famiglie di nuclei. E quindi, con lo studio dello spettro e della composizione dei raggi cosmici attorno al ginocchio, saremo in grado di verificare le speculazioni teoriche, verifiche che fino ad oggi, nonostante tutti gli strumenti messi in gioco, non siamo stati in grado di fare sul meccanismo di accelerazione. Poi vi stavo dicendo ancora che un'altra attività sperimentale della quale mi occupo qui a Trieste, ed è una specie di presentazione del mio lavoro, è un esperimento che si chiama LOFT, e LOFT si ripropone di misurare lo spettro di raggi X e la variazione temporale dello spettro di raggi X prodotta da corpi massicci come buchi neri o stelle di neutroni. E questo, se lo riusciamo a fare con sufficiente precisione e con sufficiente statistica su un numero sufficiente di diversi corpi, per studiare l'evoluzione temporale di una stella di neutroni non ci basta una vita, naturalmente, ma se noi abbiamo la possibilità di osservare più stelle di neutroni nelle varie diverse fasi della loro vita, allora riusciamo a comporre in breve tempo l'evoluzione. Questo esperimento LOFT, dunque, è un grande sensore di raggi X di bassa energia, e questa è un'altra attività sperimentale che stiamo mandando avanti qua a Trieste. Entrambe correlate al tema di oggi, che è il tema legato a ciò che noi oggi sappiamo del universo e della sua evoluzione dal momento del Big Bang a oggi e dei segnali che ne possiamo derivare e delle indicazioni che questi segnali ci danno. Di nuovo, l'astrofisica e lo studio dei segnali che vengono dal cosmo ci deve permettere di fare una verifica incrociata dei modelli teorici e dei segnali che riusciamo ad ottenere invece a terra con i laboratori terrestri. E qui avete una rappresentazione molto dettagliata, un po' inusuale, avrete visto tante volte il famoso cono che rappresenta il Big Bang dal momento iniziale, i primi secondi, il momento in cui poi l'universo diventa meno trasparente ai fotoni e c'è l'assorbimento, la dronizzazione. Qui vedete indicato un po' tutto l'insieme, l'insieme di osservabili che ne derivano dal Big Bang, primo istante in cui le teorie che si descrivono, l'evento in corso, sono teorie di gravitazione quantistica, sono
appunto le stesse teorie che ci permettono di studiare, per esempio, il mondo gravitazionale, che cercano le onde gravitazionali e studiano appunto gli eventi catastrofici che hanno quali scienza di pulsar o funeri, e per ora però quella che ci aspetteremmo come vettore del campo gravitazionale, non gravitazionale, non è ancora stata rivelata, perché probabilmente i nostri rivelatori non hanno una sensibilità sufficiente a studiare abbastanza spazio lontano dalla nostra galassia, e quindi non è probabile che un evento capace di dare un'onda gravitazionale sia nelle nostre circostanze vicine. E poi, mano a mano, se il tempo evolve verso l'età di oggi, da degli anni, e se la temperatura evolve affrettandosi, che l'energia dei fotoni evolve calando, sapete che la vita è una variation oggi del vostro fotone del gravitetti. Quindi a un certo punto nell'evoluzione di questa storia della materia fisica, l'universo si espande, si raffredda e diventa possibile la armonizzazione prima e poi la formazione di materia nucleare. Ci saranno delle fluttuazioni che sono state messe anche a risalto con sempre maggiore precisione dai satelliti di studio della fluttuazione della radiation, quindi ci danno, riportano la fotografia delle sostanze di quei primi momenti, e ci fanno le fluttuazioni di densità di materia. E quindi oggi siamo in questa età, misurato con parecchia precisione, 15.7, e le galassie sono formate dove siamo in una di queste galassie di sistema solare. E questa è l'immagine che ci siamo fatti del Big Bang, non abbiamo ancora le prove, abbiamo diverse altre prove sperimentali a questa evoluzione che altre ne stiamo ancora cercando. Naturalmente tutto questo è descritto in modo abbastanza semplice a modello standard, abbiamo costituenti, lettoni, tutta la famiglia di lettoni, i quark, questi punti esclamativi sono stati abbastanza soddisfatti proprio quest'anno e l'anno scorso, e poi abbiamo ancora i gauge. E questo è il modello al quale noi ci riferiamo per descrivere la materia alla quale abbiamo accesso dai raggi cosmici. E quindi tutto questo è descritto in questa fase evolutiva. Oggi noi abbiamo accesso a questi portatori di informazione, fotoni, elettroni, elettroni positroni, neutrini e tutte le altre particelle della cosmosi. Questi sono i nostri portatori di informazione, che sono anche quelli che finiscono per dare una conferma alla descrizione dell'evoluzione del tempo e alla descrizione delle teorie che sono la base della nostra descrizione. Ovviamente ci sono ancora alcuni problemi irrisolti, e sono questi problemi nei quali
stiamo dando molta attenzione in questi giorni più dettagli, e questo è l'eccesso di materia verso antimateria. Non c'è un motivo per cui noi oggi possiamo dire per questo che noi viviamo in un mondo fatto di materia. Quando, partendo dagli acceleratori, ma appunto dai grandi processi evolutivi nel cosmo, quando viene formata materia, si sembra anche la materia, all'inizio, all'origine di Peng, ci doveva essere tanta antimateria quanta materia. Ci sono delle piccole simmetrie che dobbiamo parlare, ma queste piccole simmetrie oggi a noi bastano per descrivere questa asimmetria materia antimateria, quindi è il problema materia. Il problema materia naturalmente permette di ipotizzare, per esempio, l'esistenza di a distanze grandi di galassie con strutture formate di antimateria. In ogni caso, oggi noi nella descrizione dell'evoluzione dal Big Bang oggi non sappiamo con precisione dire come mai abbiamo un eccesso di materia. Naturalmente, in tutta questa evoluzione noi troviamo riflesse le caratteristiche della materia che siamo anche in grado di misurare in laboratorio, con i nostri acceleratori, e quindi la teoria trova conferma di quello che è avvenuto nei primi istanti delle esplosioni della situazione di Peng. E questi processi che con la formazione di prima della materia, neutroni e protoni, e poi il quarto piazzo, come vedete, sempre un riferimento alla temperatura e alle energie che sono in gioco, oltre ai tempi che sorgono dalle neutroni. Il punto inizia la fotosintesi, e cioè si formano raggruppamenti tra i neutroni e dai protoni, e si iniziano a formare un nucleo, un protone, un nucleo, un quarto, un isotopo, e questi sono i segnali che poi nell'evoluzione ci danno conto della energia. Dopo 10 a 5 anni tutto si è raffreddato, siamo comunque a 4000 gradi Kelvin, e gli elettroni cominciano con un clima e quindi si formano atomi. Sapete, queste 4000 gradi Kelvin è la temperatura in cui uno riesce a formare un plasma e a ionizzare gli atomi, creando appunto tanti elettroni e di nuclei di questi plasma. Naturalmente, per esempio, il plasma è lì nel Sole, che sono esplosioni solari. E anche a questa temperatura in cui c'è e a questo punto l'universo perde la sua trasparenza, perché i nuclei possono scambiare fotoni, e quindi assorbire, non c'è più una trasparenza. E ormai siamo arrivati al
invece la vicinanza è la nostra. E abbiamo questo problema aperto davanti alla materia. Come avete visto, insomma, abbiamo una descrizione abbastanza coerente. La fisica delle particelle e l'astrofisica ci danno un incrocio di descrizione e teoria coerente. Questo è il problema dell'antimateria. Ma cosa sappiamo dell'antimateria? Come è venuta? Come è arrivato questo concetto? Beh, il concetto di antimateria, anzi di brand antimateria, è nato da Paul Dirac. Hans-Peter von Arrhenius Marie Dirac, francese e inglese, è inglese, sono giunte, una persona straordinaria, forse nel contesto della fisica una personalità abbastanza conosciuta e abbastanza approfondita. Lui stava studiando la descrizione dell'elettrone sia da un punto di vista relativistico che da un punto di vista quantistico. Siamo agli inizi del 900, 125 o così, e i fisici teorici stanno mettendo assieme questi due strumenti, queste due descrizioni, la relatività e la fisica quantistica. E ovviamente la prima cosa che viene fatto di fare è studiare l'elettrone su questa somma di descrizione. Questo dice lui nella sua Nobel Prize Lecture, quindi sembra indurre anche lui l'idea che ci debbano essere delle porzioni di spazio dove ci sia preponderanza di antimateria. Ma come viene fuori questa idea dell'antimateria? Molto, secondo me, molto interessante. Qui c'è una successione storica, ma vi darò una parola di più. Nel 28 è Dirac che predice il positivo. Poi cercare di descriversi di perché e come fa. Poi, poco dopo, c'è la scoperta del positrone, e questo io lo trovo abbastanza magico, e nella storia della fisica si ripete parecchie volte. Quindi, la prima volta che siamo stati testimoni col bosone di Higgs, la particella predetta e trovata. Ma se col bosone di Higgs possiamo avere l'impressione che ci fosse un complesso di indicazioni tali per cui oramai ci fossero spese di pochissime indicazioni alla scoperta, a quel tempo le cose erano molto più vaghe. Prendeva a Paul Dirac una forza straordinaria di fronte a colossi della fisica come Wolfgang Pauli, che dicevano, si alzavano nei seminari di Dirac dicendo: questo è impossibile, il risultato della tua equazione è impossibile. E Dirac diceva: di te dove è sbagliata? È un'equazione bella, le equazioni belle devono essere giuste, diceva, e questo approccio. Ma quello più affascinante trovo che perché Henderson avesse letto gli articoli di Dirac e andasse cercando l'antimateria, Henderson non ne sapeva niente, se ne stava nel suo laboratorio, da solo, anche questo affascinante. Oggi in fisica, immaginare la fisica senza un gruppo di 100 persone, 1000 persone, 2000 persone. Io credo che oggi sia ancora possibile la fisica fatta di uno che ha una curiosità e ci trova o un piccolo gruppo. Ma Henderson stava guardando raggi cosmici e vi potete immaginare cosa provò Henderson quando vide un segnale che non fermava assolutamente il favore di questo. Poi in laboratorio sono stati prodotti antiprotoni, qui dice Chamberlain, ma nel gruppo c'era segreto in italiano, e per produrre gli antiprotoni c'è un acceleratore che produca protoni a un'energia, li mandi a collidere, ha un'energia sufficiente nel centro di massa a produrre almeno un protone e un antiprotone. Quindi furono necessari i primi grandi acceleratori, e questo primo grande acceleratore fu così scoperto l'antiprotone.
E poi si inizia a, naturalmente, tutta la successione di speculazioni, la scoperta della direzione di fondo, e quindi la più grande conferma, diciamo, delle idee del teatro di Vanno, le condizioni di Sakharov sulla materia, e poi le misure della città. E poi c'è la scoperta degli antiprotoni nei raggi cosmici. Naturalmente nei raggi cosmici non si poteva dire, ma se c'è materia, come mai c'è, e ne parleremo. Tra l'altro, se uno trovasse un antinucleo, che non è ancora stato trovato nell'antimateria, siccome per produrre l'antimateria c'è un'energia molto alta, allora l'antiprotone può essere prodotto come secondario, ma è molto difficile immaginare. Produrre come secondario un antielio, quindi l'antielio sarebbe la firma, sarebbe un fossile del Big Bang, per forza avrebbe dovuto essere prodotto nel mondo, conferma straordinaria della teoria. E tra l'altro, come sapete, nel 96 è stato prodotto in laboratorio al CERN a Ginevra l'antiprotone, che vuol dire un antiprotone con un antielettrone. Come le energie in gioco sono straordinarie, questo ha portato anche a straordinarie immagini fantastiche. Possiamo parlare del famoso film in cui è veramente improbabile, ma ci sono effettivamente progetti per produrre sorgenti di energia per fenomeni spaziali che impiegherebbero antimateria, ma l'antimateria si deve contenere in un contenitore totalmente magnetico, lei non può toccare nulla, vuoto, esiste, si chiama pending di tratto, il tratto di pending, tutto, e si crea una specie di involucro magnetico e l'antimateria sembra. Ma per tornare a dire la sua equazione, lui aveva messo insieme la meccanica quantistica e la relatività e aveva descritto in questo modo le equazioni. La soluzione della sua equazione ha due segni e ammette due segni, ammette dunque materia e antimateria. Heisenberg scrisse più tardi che secondo lui questo fu il più grande balzo della fisica del nostro secolo. Ci voleva parecchio per pretendere, di fronte a tutto l'establishment della fisica teorica, che quella equazione fosse giusta, e quindi, e poi fu Dirac che dopo qualche anno disse, secondo me, rappresenta uno stato complementare di campo e di materia, e anche interessante che dopo Anderson, che nel 1932 vede il positrone e quindi conferma la visione di Dirac, poi dopo furono visti subito, lui vide solo uno dei due, perché era un secondario un adoconto, ma poi furono visti anche, che vedete qua, particelle che vanno nelle due direzioni. Se questa è una camera a bolle che ci dà le tracce di uno sciame di particelle prodotto da una collisione di raggi cosmici a questa altezza, vedete che il campo magnetico ci indica particelle che lasciano più o meno la stessa traccia, quindi saranno analoghe, e vanno in direzione opposta, curvano nel campo magnetico in direzione opposta. Siamo negli anni 30, non c'erano acceleratori particelle. I raggi cosmici erano l'unica maniera con la quale si poteva studiare la fisica delle energie. Interessante, stiamo parlando comunque di tanti anni fa, Dirac diceva: "I may feel my work is just splendid and seeing what they give." Di nuovo da uno squarcio sulla personalità. Non c'era un obiettivo, voglio capire questo o quello. Sta descrivendo, usando strumenti matematici e vedendo di descrivere la nostra. Questo riesce a dare un pochino l'idea
della complementarità, no? Il campo e il vettore di campo sia per l'elettrone che per il vettore. Heisenberg, e questi sono due articoli di Dirac, è straordinario. Dirac da solo, le quantum theory of electrons. Dirac da solo, le quantum theory of electron particle. Equazioni non che governano la dinamica di queste equazioni, soddisfacendo le condizioni della relatività e capaci di dare ragionevoli predizioni per la fisica. Questo è il compito che si era dato. Questo è quello che esce dalla relatività e dalla teoria quantistica, questo è la addirittura sua visione Nobel, e come vedete sono ammissibili questa di massa. E insomma, è interessante che lui non si sia lasciato. Disegni un'equazione, sei dunque sicuro dei tuoi strumenti matematici, e poi indicatemi dove sbaglio, questa è la sua risposta. E Anderson lo scopre nel 1932, quindi ci sono 4 anni di spera di distanza in cui lui ha tenuto lotta contro i gradi. Si racconta che appunto ci fossero seminari in cui Dirac poi era un personaggio molto molto particolare. La storia riporta un sacco di dettagli. Esiste un libro molto bello, adesso è tradotto in breve, si intitola L'uomo più strano, The Strangest Man. Ve lo consiglio, è una descrizione storica di quel periodo ed è anche una biografia scritta recentemente da un bravissimo storico inglese di Dirac. Eccolo qua. Tra l'altro, appunto, c'è una serie di condizioni del contorno, le masse sono uguali, questa compare sulla sua equazione, molto del 94, ed è stato attivo anche a Trieste, per l'istituto, scusate, dirà. Qui c'è la foto di Anderson, e anche questa volevo farvela vedere, tenevo a farvela vedere, il fisico sperimentale da solo con il suo strumento, questo è un magneto. Dentro c'è una camera lunare e le particelle ce le fornisce il cosmo, sono ioni, protoni, ioni principalmente, quindi ciò che viene da uno sciame di particelle atmosferiche, il muone passa nella camera bolle e interagisce, muone o elettrone che sia prodotto dallo sciame atmosferico. Camera bolle che avrete studiato altrove, non lo vedo descrivere io, comunque sia, ci danno modo di vedere le tracce della particella e come farvi a sapere che si tratta di un elettrone, perché intanto la ionizzazione prodotta dalla particella dipende dalla sua energia ma anche dalla sua carica, e quindi vedete all'interno della camera la traccia è curvata. E se in un certo segno ti aspetti la curva in una direzione o nell'altra, e invece c'è una lastra di piombo, la perdita di energia nella lastra di piombo ti permette di verificare che si tratta veramente di un moto. E così Anderson verifica l'elettrone, scopre il positrone, lo scopre, e a questo punto entrambi hanno ottenuto una cosa. E qui vedete le tracce. In camera a bolle molto più recente, molto più moderna, la fisica delle camere a bolle si è espansa verso gli anni 90, dando delle immagini fantastiche, quasi artistiche, lo spiraleggiare delle particelle all'interno del campo magnetico. Lasciatemi dire giusto per un istante, lo si dà spesso per scontato, ma l'antimateria non è così lontana da noi, viene usata
quotidianamente negli ospedali. Scusate, negli ospedali si usa come l'antimateria, la cosiddetta PET di cui voi avete sentito parlare. È una positron emission tomography. Positron emission tomography vuol dire che usiamo un radioisotopo che emette positroni. Quindi e la domanda è, quindi si carica uno zucchero del radioisotopo che emette positroni. Le cellule malate normalmente sono molto più voraci delle cellule sane e quindi questo zucchero diventa una specie di cavallo di Troia. Io avrò addensamento di quel materiale radioattivo che emette positroni là dove sono le cellule malate. E quindi riesco a fare un'immagine funzionale questa roba, che non è come una radiografia passiva, del paziente. Cosa succede? Il positrone, frazioni di millimetro dopo la sua emissione, incontra il primo elettrone. Questo dà una reazione back-to-back con due fotoni, la cui energia è la somma delle masse dei due elettroni, quindi sono 511 keV. Quindi abbiamo due fotoni a 511 keV. Il nostro rivelatore rivela i due fotoni che diventano incidenza, quindi è il limite numero di fondo, diciamo, per ricostruzione. E quindi l'antimateria non è poi così lontana dalla nostra quotidianità. Ci resta il problema della differenza, ricordando dove è andata a finire l'antimateria che deve essere stata creata. I raggi cosmici primari sono dominati completamente dal nucleo e non ci sono più. E non abbiamo evidenza di linee di raggi X o raggi gamma che potessero darci il segnale dell'incontro di volumi di materia con l'antimateria che darebbe luogo all'annichilazione con linee caratteristiche di materia e di antimateria. Quindi l'universo doveva essere, non ci sappiamo immaginare in maniera diversa, un plasma in espansione, così come oggi sappiamo produrre un plasma che si espande di elettroni e neutroni, protoni per esempio, in quel momento doveva essere un plasma in espansione. Però qualcosa succede e la densità relativa di particelle e di particelle cade e c'è da qualche parte un processo di annichilazione. E oggi il rapporto antibarione-fotone inizia a non ciò, quindi c'è una annichilazione di qualche tipo. Per descrivere questo stato, Sakharov assumendo inizialmente zero il numero barionico all'inizio, e poi dice c'è una violazione del numero barionico, della conservazione del numero barionico. Ma noi questa violazione oggi non l'abbiamo ancora vista. Cioè, allora, è plausibile una violazione CCP, charge and party, cioè nel decadimento di certe particelle il branching ratio verso antimateria è sfavorito. Oppure
un non equilibrio termale al Big Bang. Tutte queste condizioni per i Sakharov del 66. Tendono a darci una descrizione di questa realtà in cui dobbiamo trovare il modo di descrivere teoricamente come mai il numero dei varioni, degli antivarioni è così diverso nella natura che osserviamo. Intanto la relazione di un varione, ci sono esperimenti di moltissima precisione con enormi contenitori acqua che cercano il decadimento del protone. Probabilmente se il protone decadesse avremmo una relazione di un varionico e questa sarebbe una delle condizioni. Ma non abbiamo mi sentite da questo?
però lezione di te, di una generazione di strumenti di che anche il anche il computer che sta soffrendo un po', sì, okay, sì. Grazie. Allora, questo no? No, questo è un po' più il computer? Non è, cos'è questo, il modello 2000? Non è, non è l'Aswell, è l'ultimo. No, ecco, io non volevo andare a full screen. Come? Non è full screen, adesso lo puoi pure, così non. E come si riduce? Tanto ah, là sopra. Abbiamo questo, guarda. Così, abbiamo minimo. E poi dopo possiamo fare così. Ok, di lui. No, questo non ci interessa. Ci interessa avere in sottofondo questo. Allora, possiamo anche buttare via tutto quello. No, tutto il resto sì. Questo lo facciamo. E poi... Questo qui bisogna lasciarlo aperto. Questo. Questo perché è l'hang out. Questo anche lui. Ci siete voi? Sì. Sì, solo una cosa, però se... voi aprite la presentazione, noi vediamo solo il progetto e non le slide. Quindi anche prima avevamo sempre la stessa slide. Davvero? Allora questo è un bel problema. Cioè comunque sì, voi non avete scorso le slide? No, abbiamo comunque seguito la lezione, finché non l'abbiamo perso. Però sì, la slide che vedevamo era sempre la numero... Quale slide vedevate sempre là? La 3. Quando voi avete aperto la presentazione, nel file progetto, quello che avete aperto adesso, è rimasto sempre il numero 3. Perché voi andavate avanti solo, voi probabilmente avevate la presentazione. Ah, ok, ho capito. Cioè, l'idea è che bisogna agire da qui. Cioè, se lei probabilmente la presentazione è slegata dal... Perché noi condividiamo questa, ma nel momento in cui si apre la presentazione, il computer apre in realtà un'altra pagina. E non condivide, Hangout a quel punto non condivide più la e pagina. Io cosa posso fare? Lei, no, lei qualcosa, riesce a mandare anche avanti questo o solo della presentazione? Cioè, è la stessa cosa, io mando avanti solo la presentazione, c'è solo una cosa che mando avanti. No, no, il problema è un altro. Quando, lui, quando qui lei clicca per mandare full screen, in realtà per il computer è una nuova pagina. Ok, Hangout non la vede, perché Hangout invece rimane collegato. No, ma io posso mandare avanti uguale. E allora adesso basta tenere questa scala più grande. Adesso facciamo un pochino più grande. La palette volendo possiamo chiuderla in teoria. Sì, però non so più qua. Qua dico, questo qui possiamo chiuderlo in teoria. Ah solo sì, così. Sì, certo. Non ci serve. E questo qui in realtà possiamo ingrandirlo ancora un attimo. Oppure, se vi va meglio, potete provare a condividere il desktop del computer. Così sapete la presentazione. Così come vedi. Così va bene. Adesso vedi cambiare? Sì, sì, vedi cambiare per... Sì, sì, adesso cambiano le slide. Ok, mi scusi, abbiamo imparato, scusate, comunque le trasparenze le avete. Allora, dopo questa pausa per salutare, stavo dicendo che i protoni e prodotti come secondari delle collisioni di raggi cosmici, protoni o eli con materia interstellare possono dare anticorpi. Ugualmente, sempre nelle stesse collisioni, noi possiamo avere dei pioni. Il pione genera muoni, decade un muone più un neutrino muoni, quel muone a sua volta decade un elettrone più due neutrini, e lo stesso, se il muone è positivo, si darà un positrone. Quindi abbiamo secondari comunque nei nostri raggi cosmici. Però questi secondari saranno descritti dal modello che noi abbiamo nella galassia.
Mentre, come vi dicevo, gli altri nuclei non sono mai stati rivelati, perché sia l'esperimento Pamela che l'esperimento AMS avevano tra i loro scopi quello di portare tanti eli quanto possibile, e naturalmente il numero di elio rivelato in presenza di nessun antielio ci dà un limite sulla presenza di antielio. Non è che l'elio è più leggero e quindi è il primo segnale che uno dovrebbe cercare. Trovassimo dell'antica, poi non sarebbe ancora un segnale più forte. Ma per il momento antinuclei né raggi cosmici non sono mai stati rivelati e sempre si è avuto un limite di vedere dove siamo oggi con i limiti di antima. Questo è il grafico in cui vediamo la rigidità, in pratica è l'energia del raggio cosmico e il rapporto anti-elio. Elio, come vi dicevo, appunto, tanti eli misuriamo in assenza di anti-eli, facciamo migliorare il nostro limite progressivamente. Siamo arrivati invece alla meno 8 e verranno presto nuovi risultati dall'esperimento AMS che è in orbita. Pamela ha fatto il suo tra il 2006 e il 2009, ha dato un nuovo limite. Poi c'è un altro esperimento, che è un esperimento di pallone stratosferico che vola in Antartide. In Antartide la vita di un pallone stratosferico può essere molto più del solito che è scolare. E queste sono le sensibilità dei nostri esperimenti. Pamela, qualche 10 alla 9, potreste 10 alla 9, ci si aspetta che AMS raggiunga 10 alla 9. E saremo qua. Vabbè, questa è la storia della ricerca dell'antimateria dei raggi cosmici e vedete, fino adesso non abbiamo antinuclei per raggi cosmici. Però esistono ancora segnali interessanti. Questi sono il pallone stratosferico lanciato nel 1994 proprio dal nostro gruppo, alla ricerca di protoni e di elettroni. Quindi sono stati misurati nei raggi cosmici, più o meno con questa tecnica, questo è il nuovo pallone stratosferico, milioni di metri cubi una volta compiuto, parte da Terra sotto la pressione atmosferica, che sembra sbocco. Ma una volta che attraversati gli stati freddi dell'atmosfera arriva a quei 40 km di altezza cui deve andare, dove c'è un residuo di pressione atmosferica di pochi grammi, sarà una sfera enorme che sostiene 3 gradi di apparato di isolamento superconduttore con uno spettrometro in grado di vedere il segno delle particelle. Un altro esperimento, questo è l'ES, l'altro esperimento vedete in pratica un magnete attrezzato dove vedete i segni particelle. In fondo, al di là dell'elettronica e della tecnologia avanzatissima, niente di molto diverso dall'esperimento di Anderson, se non che era un esperimento portato al limite dell'atmosfera. E qui vedete, guardando sempre in rigidi, il campo magnetico tiene conto dell'inclinazione della traccia e poi il segno, e qui vedete il segnale di antiprotoni. Quindi i protoni sono stati misurati, gli utilizzati di atomi, di ottene e tizia, qui non si vede assolutamente. Quindi c'erano 415 antiprotoni dai voli del 97 e 98 di BES, quindi antiprotoni ce n'è, ma gli antiprotoni sono prodotti secondari. Il loro spettro è descritto dallo spettro normale che descrive i raggi cosmici. Vabbè, adesso questo gruppo. Naturalmente ci dobbiamo chiedere da che cosa nasce l'idea che antimateria si trovi, che materia oscura, la parola di dark matter, si trovi nello spazio. E l'idea di dark matter, il concetto di dark matter, il concetto di materia oscura, nasce da un'osservazione di Zicchi, un
personaggio, un astronomo, un astrofisico molto eclettico, svizzero, un po' americano, una personalità molto particolare, che è descritta sempre come una personalità molto particolare, ma geniale, che fa, misura la velocità delle galassie, in particolare delle stelle, nelle galassie. Prende un cluster e vede le galassie. E come fa? Le sue osservazioni dicono, bene, se una galassia ha un polo di attrazione dovuto alla forza di gravità, le stelle, man mano che si allontanano da questo polo di attrazione, sentono meno l'attrazione della forza di gravità. Quindi la loro velocità circolare attorno alla galassia non può rimanere costante, deve calare. Questo fenomeno, se la materia che costituisce la galassia è la stessa materia che io vedo, la materia visibile, materia variabile. Invece, lui osservando il cluster come umano sul osservatorio, vede che è necessario un potenziale gravitazionale molto maggiore a quello osservato. Vediamo un po' di dettagli. Le galassie UFA erano troppo veloci. Naturalmente lui cosa guarda? Con l'effetto Doppler, la luce che viene dalle varie stelle e lo spostamento al confine delle stelle. E dice, queste si erano troppo veloci, le stelle non potrebbero stare in dove sono la galassia, non potrebbe avere l'aspetto che ha se questo è la velocità di espressione delle galassie. Qui fa questo calcolo, usa il teorema ideale, che descrive in sostanza la relazione tra forza centripeta e forza di attrazione, e trova che le cose non possono andare così. Più tardi, la misura è ripetuta da altri, già negli anni 70, la misura è ripetuta con grande precisione. Qui vedete, in funzione del raggio di rotazione, quindi della distanza dal centro della galassia, la velocità di rotazione dei corpi. E vedete che questa velocità è costante. Questo era il risultato. Perché queste stelle stanno qua in velocità? Dovrebbero non essere attratte. Se sono attratte queste, e va bene, se anche qui sì, è giusto che stia lì, ma perché queste? Mentre diciamo, la teoria vorrebbe che ci fosse questa decrescita in base all'osservazione del quindi siamo costretti a ipotizzare un alone nella galassia che è formato di materia spirale. Quindi la galassia spirale deve contenere una grande frazione di una materia che agisce in modo gravitazionale, che determina una frazione, ma che non fa luce, secondo me è una. Osservatorio è stato ripetuto in quantità di altre galassie e di nuovo fino a distanze veramente molto lontane dal centro della galassia, fino a distanze dell'ordine di 10 volte il raggio ottico, quindi il raggio che per noi è la parte della parte visibile della nostra galassia, fino a distanze molto alte, mentre la curva teorica vorrebbe se fosse questa decrescita, la velocità di rotazione dei corpi con la galassia resta la stessa. Poi sono nate le ipotesi degli aloni massicci attorno alle galassie e ma nessuno sa dire cosa potrebbe essere questa materia. Quindi dobbiamo osservare la sala. No, c'è la pausa tecnica del fatto. Bene, qui vedete un'altra osservazione di nuovo della dinamica newtoniana
modificata, mentre invece quello è questo, quello che ci si aspetterebbe da fare cassa come velocità in chilometri di rotazione. Questa è la distanza, vedete che come c'è grande discrepanza tra ancora un'evidenza. È molto importante, questa è la più diretta e impressionante evidenza dell'esigenza di immaginare una materia che ci dia conto di questa forza di attrazione, questa velocità addirittura pare crescere e contraddire fortemente la precisione che si avrebbe tenendo conto della materia presente nel disco lunare. E quindi ci si immagina un alone ben più grande, quello che costituisce il corpo visibile della galassia, come dicevo prima. Si osserva l'effetto che contraddice l'osservazione dovuta alla materia visibile.
Sentite la Trieste.